bella cenetta ho fatto? Sei contento, amore? Sì. Dai. Buon appetito, amore. Ci ho messo giusto un'ora. Poco. Sì. Yummi, raga, ma dove io adoro il sushi, vivrei di sushi. Che bello, un bel piattone tutto per me. Piattone per il mio amore. E poi qua abbiamo anche la tartare con il riso. E questo avocado è un po' strano, e sono quelli piccolini, escono sempre un po' macchiati, però sono buoni. E la tartare con il riso e il salmone e l'avocado, troppo buono. E qua la mia mitica salsina, che vi ho fatto il video sul secondo canale, è buonissima, vero amore? Sì. È proprio top sul sushi. Buon appetito. Buon appetito. Zuppa, mio amore, zuppa, tipo il cornetto nel cappuccino. Vlogmas, nuovo vlogmas, yeah! Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo vlogmas! Sono felicissima, sto facendo un nuovo video ogni giorno per tutto il mese di dicembre, ma oggi è un giorno particolare, o meglio domani, adesso è sera tardi, ho iniziato questo vlog per fare una piccola intro a quello che succederà domani per spiegarvi, perché domani sarà una giornata super particolare. Praticamente sarà l'onomastico del mio amore. Allora io gli ho organizzato una sorpresa, gli ho scritto un bel bigliettino, proprio perché sono una pidocchiosa. Praticamente ho riciclato un suo vecchio bigliettino degli auguri per scrivere, anche perché non ho avuto il tempo. Stiamo lavorando tantissimo a Carita Shop con i vostri pacchi. Pensate che alcune di voi già hanno fatto 5, 6, 7 ordini a Carita Shop, e da pochissimo che abbiamo aperto. Quindi io vi voglio ringraziare pubblicamente per la fiducia e per tutti i vostri ordini. State ricevendo tutti i prodotti, tutti i cioccolatini che vi stiamo mettendo nei pacchi, quindi vi ringraziamo. Comunque, piccola parentesi per dirvi che stiamo lavorando un sacco, però poiché domani sono Massi, ho organizzato questa sorpresa anche perché noi se no non ci rilassiamo mai, lavoriamo sempre, quindi voglio staccare un attimo con lui, approfitto che è il suo onomastico. E quindi stavo appunto uscendo, andando da lui, e gli devo portare sto bigliettino. Non so come dirgli sta cosa, perché ho organizzato una giornata speciale, adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente, perché io sono una pidocchiosa, ho riciclato un vecchio biglietto che lui mi aveva regalato, dove aveva anche scritto sopra le sue cose, e gli ho scritto qua dietro. Quando glielo darò, lui dirà: ma come sei scema, mi dai un mio vecchio biglietto? Ma io sono tutta originale e strana nelle cose che faccio. Gli ho scritto qua: amore, domani porta il costume, ti ho preparato una sorpresa, buon onomastico vita mia, perché domani è solo onomastico, yeah! E festeggeremo in un modo specialissimo. Un'altra sorpresa a cui io sto lavorando, un nuovo progetto, una nuova cosa a cui sto lavorando da mesi, non vi potevo dire nulla, finalmente ce l'ho fatta. Un'altra cosa vi volevo dire importantissima: voi continuate a ordinare sul sito, perché il sito sarà sempre attivo anche nelle feste. Ad esempio, anche se volete fare un ordine il 24, il 25, il 26, il 27, il 31, sarà sempre aperto il sito, potrete sempre comprare, e noi faremo partire sempre gli ordini in ordine di arrivo, quindi in ordine cronologico. E poi invece il negozio sarà sempre aperto anche il 24, anche la vigilia di Natale e anche il 31. Gli unici giorni in cui saremo chiusi sono il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio. Quindi anche il 24 potete venire al negozio tutta la settimana, e anche il 24 per fare i vostri regali di Natale a Carita Shop, quarto, provincia di Napoli. Mi trovate sempre là. Infatti adesso voi mi vedete qua, ma io sto là, sto andando. Amore, guarda qua che ti do. Ma questa è una riciclata mia. Amore, no, io non ho avuto il tempo di andare a comprare un biglietto, ho preso uno tuo. Pure la carta dei te riciclata. Sì. Che e riciclata? Che famo, la mettiamo a spendere un euro così. Ne avevo tanti, ho usato uno tuo. La sua faccia è bellissima. Questo è quello che ho scritto io. Lo so, dietro ancora. Ah. Cosa c'è scritto? Amore, sai leggere? C'è pure scritto in italiano. Ah, cioè, devo dire. Amore, domani porta il baby doll. Dai, imbecille. Amore, domani porta il costume, ti ho organizzato una sorpresa. Sì. Buon onomastico, vita mia. Grazie. E che cosa è la sorpresa? Andiamo a mare. No, partiamo per i Caraibi. Magari, Caraibi. No, di meno, ridimensionati. Una cosa con la cosa mi hai riciclato. Una cosa solo di un giorno. Un giorno, vabbè. Che cosa? Dove andiamo? Nella spaccio.
Lo scoprirete domani. Vero amore, sei contento di questo regalo? Ma già te l'aspettavo, non ti vedo sorpreso. Fai vedere l'occhio lucido. Perché hai riciclato una cosa mia. E vabbè amore, non ho avuto il tempo. Tanto alla fine è bello, è tanto bello quello. Più, perché tu ricicli le cose mie. Vabbè amore, ma è tanto bello questo obietto che mi hai regalato che l'ho voluto riciclare. Da oggi poi ti faccio lavorare più. Se guardate qua, la novità. Se voi non lo sapete, ma io sto lavorando a questa cosa da mesi e mesi e mesi, non vi ho mai detto nulla, finalmente ve lo posso svelare. Vi ho già fatto il video dedicato che ve le ho fatte vedere, adesso le faccio vedere anche nel vlog. Voi andate a vedere il video che vi ho spiegato tutto, sono scontate sul nostro shop online, solo per un breve periodo. Questa è la mia linea di gioielli. Vedete, praticamente queste sono tutte le collanine che io ho realizzato. Sono bellissime, adesso le faccio vedere. Guardate che bello questo pacchetto, noi abbiamo realizzato tutto io e mia sorella nei minimi dettagli. La scatolina firmata Carlita Jewelry con il fiocchetto e dentro ci sono le collanine stupende. Andate su caritashop.com e approfittate che le trovate scontate fino al 24 al mezzanotte, almeno 10% tutte, ci sono tantissimi modelli, sono tutte stupende e ci sono anche i cioccolatini che continueremo a mettere nei pacchi per tutto il periodo natalizio. Fate i vostri ordini ragazze, sono una più bella dell'altra, vi giuro, adoro. Guardate che finezza, devo ammettere che questa finezza del fioc del pacchetto la scelte lenti, che belle. Buongiorno ragazzi, oh mio Dio, lo so che mi sembro un misto fra una barbona, una scappata di casa e una malata terminale, ragazze, sto malissimo. Allora, praticamente c'è anche il cappello perché sono raffreddatissima, cioè sto proprio male. Ma avete visto quanto cavolo fa freddo all'improvviso? Sono scese le temperature. Ma che scherziamo, raga? Ma che mi sembra di essere finita a Polo Nord qua? Napoli sembra il Polo Nord. Penso tutta l'Italia, ma fa un freddo glaciale che proprio non si può uscire più di casa. Ma no, vi giuro, io già normalmente sono raffreddata, infatti vedete parlo sempre col naso che sono sempre perennemente raffreddata, con questo freddo ancora di più, quindi scusatemi se ho il cappello in casa, ma mi dovete credere, la mia casa poi è enorme, quindi non si riscalda mai ed è gelida, è l'era glaciale, la mia casa io dico è l'era glaciale. Comunque raga, questi biscottini sono troppo buoni, vi giuro. No, praticamente avevo messo la story su Instagram, ho detto ragazzi la volete la ricetta, perché praticamente questi qua mi ha insegnato a farli mio padre, sono dei biscottini fatti con i cereali. Siamo sempre i muesli, quelli là di Fitvia, sapete che Fitvia fa anche oltre ai tè anche i muesli, sono delle buste belle grandi di cereali e poi che a volte li mangiamo anche nel latte, nello yogurt, però abbiamo pensato di mangiarli anche in un altro modo, sempre sano, e di fare questi biscottini. Ma sono troppo, mi dovete credere, sono troppo buoni. E cioè, alla fine ti stai mangiando i cereali. Cioè, però sembra chissà cosa ti stai mangiando. Comunque sono una colazione sana, healthy, come dico io. Fatemi sapere se volete la ricetta, ve la faccio sul mio secondo canale. Sono troppo buoni e croccantosi. Ma vi giuro, una roba buonissima. Che poi uno cerca di mangiare sano e poi mettete voi, ho pubblicato la foto su Instagram, una ragazza mi ha scritto a me sembravano polpette fritte, cioè uno cerca di fare la healthy e poi mettete anche voi con le polpette fritte, no vabbè, comunque sono sani ma sono buonissimi. Io tutta la settimana ragazzi sto cercando di mangiare bene, adesso proseguirò così fino a Natale a mangiare light, bene, a purificarmi con le tisane Fit Via, perché poi comunque nei cenoni, nei pranzi eccetera io mangerò tutto, e quindi se inizio già da ora
a mangiare alla fine, quindi cerco di depurarmi e di perdere anche un po' di gonfiore. Poi avete visto nei video precedenti, nei vlog precedenti, che c'era anche mia sorella, siamo state a Napoli, abbiamo mangiato tantissimo nel fine settimana, comunque ci lasciamo andare, perché comunque io, ragazze, cioè, voglio anche avere una vita sociale, uscire con gli amici, quindi se mi capita una pizza, una roba, anche se mi capita pizza, patatine, gelato, io mangio tutto. Comunque con le tisane Fit Via mi aiutano tantissimo a depurarmi, lo sapete, io le adoro. E da quando le bevo veramente anche quello gonfiore addominale è sparito, la pancia è piatta, mi aiutano tantissimo. Poi mi piace anche il sapore, ad esempio mo sto bevendo questa che è strawberry, quella alla fragola, raga, io ve la consiglio perché non sa affatto di tè, sembra di bere un succo di frutta. Ormai mi sono abituata e le bevo anche 2-3 volte al giorno, e da quando le bevo veramente vedo che mi vedo proprio meglio e mi aiutano tanto, soprattutto in questi periodi detox pre e post feste eccetera. Io ne bevo proprio tantissime, quindi ve le straconsiglio. E voi, mi raccomando, se le volete provare, approfittate sul sito Fitvia del mio codice sconto Carlita10, così avete lo sconto e vi arrivano in fretta i prodotti. E poi mi sono fatta ovviamente la spremuta, perché questo è il mio rimedio infallibile contro le raffreddure, con le arance bio che mi ha dato mio padre nel nostro alberello. Questa qua è l'unico mio rimedio contro il raffreddore e i malanni dell'inverno, perché non prendo medicine, come sapete, quindi mi nutro di spremuta d'arancia, bevo ogni giorno. Comunque non vedo l'ora di iniziare questa bella giornata. Adesso devo girarmi anche un video speciale che voi avrete già visto. Mi devo muovere perché tra un po' mi viene a prendere Dario e andiamo a fare, a festeggiare il suo onomastico. Vi faccio vedere cosa ho organizzato. La spa tutta per noi, per amore, amore, se cangiamoci. Senti che cade, amore. La scheda non salta. Bello stare qui con mio amore. Sì, tutto bello. Siamo rilassati. Sì. Super relax. Relax. Con mio amore, per amore mio. Ti è piaciuto questo regalo? Sì, grazie amore. Il regalo più bello del mondo, dell'universo. A parte la pizza di stasera. A parte la pizza. Guardate che vediamo da qua, beh, siamo nella vasca bollente. Che meraviglia, amore. Questi sono i nostri piedini. Amore, due piedini. I piedini, i piedini. E quello è il vestito, la vestito. Tutto il panorama. Sì. Vediamo tutto il panorama. Amore, la frutta super detox, le carote, i finocchi, dare pure le noccioline. Le noccioline è giusto l'aperitivo. Dai, amo. Guarda che bel panorama. Mi romano quanto è bello. Amore, dobbiamo giurare. Guarda com'è bella la collanina. Hai visto, bella, eh? Carlita Jewelry. Sono bellissime. Amore, giurare che non tradiremo più fino a Natale. Dai, amore. Te lo sto girando. Lo facciamo davanti a voi. Giuriamo che non tradiremo più. Sì? Dai, amore. Comunque, ragazze, le collanine Carlita Jewelry le trovate tutte scontate su caritashop.com. Sono stupende, vero? Perché sono d'argento, non scolorano, quindi si può, si possono anche bagnare, non c'è nulla. Comprate che sono poche. È vero, sono pochissime e stanno andando a ruba. Ho quasi finito. Amore, il torsolo della mela non si mangia, ti voglio dire. Ah no? No. Allora c'è da cambiare. Bene. Chiaia, piccola sosta da Leopoldo.
Pandoro, amore? Sì. Dobbiamo comprare il Pandoro a David. David, sei arrivato il Pandoro. Faccela assaggiare. Mentre aspettiamo i Pandori, ci siamo presi la briochina, vero amore? Sì. Per l'imbarazzo della scelta, raga. David, vuoi un poco? È pieno di crema. Amore, ti stai... È buonissimo. Crema al latte.